WD, spoiler puntata del 26.04, Tina furiosamente, Maria De Filippi la rimprovera. Le nuove puntate di WD andranno in onda a partire dal 26.04, oggi pomeriggio, infatti. Sarà trasmessa la prima parte della registrazione che Maria De Filippi ha condotto sabato scorso. Quella in cui Armando e Riccardo si sono quasi messi le mani addosso. Le anticipazioni sull'appuntamento odierno con il dating show fanno sapere che a Centro Studio si accomoderà prima Gemma per parlare della tiepida conoscenza con Giuseppe. E poi Elio per cercare un riavvicinamento con Paola. Mentre in rete impazza l'indiscrezione sul possibile ritorno di Giorgio Manetti a WD. I fan si stanno preparando ad assistere ad una delle puntate più attese di questa edizione. Mercoledì 26 aprile, infatti, su Canale 5 sarà trasmessa la prima parte di una registrazione che ha regalato colpi di scena e momenti di tensione. Riccardo e Armando sono stati coinvolti in una breve rissa. Ma quasi sicuramente il pubblico non la vedrà mai perché sarà censurata in fase di montaggio. Quello che certamente sarà trasmesso in TV oggi e nei prossimi giorni, sono le tante liti che i protagonisti del Trono avranno avuto in studio. Dopo aver aggiornato i presenti sulla frequentazione che Gemma ha iniziato con Giuseppe, la dama non è convinta che possa evolversi in qualcosa di più di un'amicizia. Maria De Filippi ha dato la parola ad Elio e questo ha innescato una discussione lunga e feroce. Le anticipazioni della puntata con la quale WD riprenderà la sua regolare programmazione dopo quasi una settimana di pausa fanno sapere che una richiesta di Elio ha fatto perdere il controllo a Tina. Nel sentire il cavaliere domandare a Paola un secondo appuntamento visto che il primo non era andato così bene, l'opinionista del dating show si è inalberata e ha iniziato ad inveire contro il cavaliere. Cipollari non ha apprezzato il dietrofront dell'uomo che solo pochi giorni prima aveva accusato Ruoco di essere stata indelicata a cena solo per aver ordinato ingredienti che lui non può mangiare o per un'allergia o per traumi del passato. Tra la vamp e il protagonista del Trono Over c'è stata una furiosa lite che è andata avanti a lungo, l'unica che è riuscita ad intervenire per placare gli animi di tutti, è stata la padrona di casa. Forse un po' a sorpresa, Maria De Filippi si è schierata dalla parte di Elio e ha rimproverato Tina per le parole eccessive che aveva appena rivolto ad un signore molto più adulto di lei. L'intervento di Maria ha messo fine ad un diverbio vivacissimo che ha monopolizzato tutta la prima parte dell'ultima registrazione di WD che c'è stata, quella di sabato 22 aprile. Tra giovedì 27 e venerdì 28 aprile, invece, il pubblico di Canale 5 sarà aggiornato sul duro scontro che c'è stato in studio tra Armando e Aurora. Incarnato ha perso le staffe quando la ex Lucrezia l'ha informato degli SMS che Tropea le ha mandato per indagare sul loro attuale rapporto, lo scopo della dama. Infatti, era quello di scoprire se il cavaliere frequenta qualcuno al di fuori degli Helios oppure no. In questo diverbio si è intromesso Riccardo che, dopo essere andato contro Armando, è finito al centro di una rissa che molto probabilmente non andrà mai in onda sul piccolo schermo. Anche se i due si sono stretti la mano a fine riprese, i fan sono certi che il loro corpo a corpo non sarà mostrato e che gli addetti ai lavori lo cancelleranno dalla puntata in fase di montaggio. Ancora non si conoscono i giorni in cui si svolgeranno le prossime riprese, anche se è quasi scontato che avranno luogo dopo la registrazione del serale di Amici, quindi nel weekend.